questa squadra ha fatto qualcosa in più rispetto alla partita con il Parma? Di sicuro c'è stata una reazione importante e dobbiamo continuare su questa strada perché, come ho detto prima, non ci aspettavamo una situazione del genere. E solamente unendoci tra noi e con tutta la gente bisogna venire fuori il prima possibile perché abbiamo le possibilità per farlo. Partita complicata da questo inizio, l'ennesimo avvio shock di questa stagione, gol subito in apertura, avete cercato di reagire però nel primo tempo avete fatto molta fatica rispetto alla ripresa dove si è visto qualcosa di più, qualcosa di meglio. Sapevamo di affrontare una squadra che giocava sulle ripartenze e sapevamo che incontravamo una squadra molto difficile da affrontare perché non ti dà la possibilità di giocare, quindi non era assolutamente facile. Ci abbiamo provato in tutti i modi, tirando diverse volte in porta. Purtroppo su un'unica palla, penso, abbiamo preso gol e non siamo riusciti a farlo. Il problema è stato quello, fondamentalmente. Dopo questa sconfitta, due sconfitte su due in casa a distanza di 3 giorni, il morale della squadra, dello spogliatoio, non può essere dei migliori. Quanto è difficile, quanto è complicato ripartire, anche perché domenica vi attende una battaglia ad Avellino? Di sicuro il morale non è alto, questo ci mancherebbe, nessuno è felice di queste due partite. Dobbiamo prendere quello che di positivo è successo oggi e lavorare su quello, perché altrimenti si fa fatica. Quindi ripeto, abbiamo bisogno di unione e lavorare e venire fuori il prima possibile perché abbiamo le capacità e le possibilità per farlo. Però Antonio, l'impressione dalla tribuna è quella di una squadra oltre che impaurita anche un po' frastornata da quello che sta accadendo in questi ultimi giorni. Beh, di sicuro ci ha scosso un po' tutta la situazione, è una squadra molto giovane, quindi in questi momenti di difficoltà può essere difficile e quindi sta a noi, gente con più esperienza, saper gestire queste situazioni e vi assicuro che riusciremo a venirne fuori il prima possibile.